Ciccio! Basta, basta rumore perché mi costi troppo. Candela, 10 euro questa candela qua, cioè non stiamo mica 12. Parlando. 12, quella lì è l'iridio. Vabbè, ma noi siamo qua, io ho speso soldi, ma quanto mi è costata sta Vespa alla fine? So, è lo strato indispensabile. Vuoi che lo scopriamo? Carta e penna. Meglio far due conti, iniziamo. A parte gli scherzi, adesso oggi siamo qua veramente per sapere quanto costa la Vespa, perché neanch'io non so quanto costa, non so, cioè circa ho capito quanto ho speso, però avendo iniziato nel 2021 ci sono stati un anno di spese, sì. 100 qua, 200 là, 600 là, e blocco non si sa quanto, quindi oggi grazie al Demu perché ovviamente lui è quello che mi fa risparmiare il dado rinforzato, questo quello, siamo qui per sapere veramente quanto è costata la piccolina qua dietro. Prima che il video inizi, importantissimo, seguiteci su Instagram perché facciamo sempre delle cazzate in giro, ok? Ci sono saltati fuori 3-4 reel che pubblicherò e magari pubblicherà anche lui, quindi lascio i nostri profili qua e là. Vorrei che questo video arrivasse a 1000 mi piace. Alziamo. Di solito arriviamo almeno a 1000 mi piace. Un bel mi piace per supportare il canale e per far andare un po' più in alto questo video, speriamo. Quindi vi aspetto sotto nei commenti. Scrivetemi prima di guardare, secondo voi quanto ho speso in totale, vernici, guarnizioni comprese. Quindi mettete dentro tutto quanto. Iscrivetevi anche al canale che arriviamo prima possibile a 50.000. Dai raga, ormai ci siamo. Se vuoi illustrarci che conti hai fatto. Allora, è stato suddiviso il totale in 4 punti. Bene. Allora, si parla di Vespa, quindi acquistarla e i lavori di carrozzeria. Ok. Precisiamo, li ho fatti io, quindi non ci sono stati i costi di carrozzieri, sabbiatori o altro. Poi la parte della ciclistica, quindi gomme, ammortizzatori, freno e tutto. Tutti gli accessori, quindi vabbè, dalle manopole alla sella, eccetera, per poi finire col motore. 4 totali per poi fare la somma finita. Ok. Però aspetta, ho una domanda da porti. Tira una cifra di quanto è costata secondo te. Ok, io la so, vediamo. Ovviamente i prezzi sono quelli che si trovano in giro di mercato, non ho applicato sconti o cose strane, sono quelli che trovate su rivenditori, siti online, eccetera. Esatto, cioè se voi volete farvi questa Vespa, questo è il prezzo che spendete, diciamo. Dico così, tra 5.000 e 6.000, tiro un 5.500. Ok. Iniziamo. Allora, questa Vespa l'ho comprata, era il aprile 2021. Sì. Per 900 euro. Non parliamo delle cifre di io l'ho pagata di meno, le mie costano di più. Pagata al tempo quella cifra lì da un privato. Cioè, adesso un PX si trova il doppio di un anno fa. Sì, sono tanto cioè, sui prezzi, quindi io ne vedevo a 2000-2005, adesso meno di 4000. Sì, tra i 5. Dopo tra i 5 e 4000, comunque stiamo a cifre di subito.it, poi sì, magari logicamente. Scudo più pedana, 100 euro. È stato sostituito tutto quanto lo scudo della pedana, fatti i rinforzi intorno al telaio e dentro il canotto. 150 euro vernici, quindi hai contatto il grigio, il nero e il fondo. Sì, più catalizzatori. Esatto, e tutto quello che ci andava dietro. Quindi 150 euro per le vernici. Se volete il codice colore di questo grigio qui ve lo lascio a schermo perché ho visto che qualcuno me l'ha chiesto nei commenti, quindi lo lascio qua in grande. 50 euro di stucco più diluente più carta vetrata. Quindi per sì, alcune cose che mancavano sono andato a comprarle io. Per un totale di, diciamo, la carrozzeria in sé della Vespa di 1200 euro. Uno stipendio di livello 1 metalmeccanico buttato tutto in una Vespa. Però in una parte della Vespa. In una parte della Vespa, perché arrivati a questo punto Mancava tutto. Gomme, freni, qualsiasi cosa mancava. Direi di andare avanti. E adesso mi viene male. Allora, avendo investito su un motore del genere, è ovvio anche avere una buona ciclistica, direi. Sicuramente. Perciò buttiamo via col freno a tamburo, no. Senza antifondo né niente. No. Siamo partiti dal kit a disco, che è quello classico che si trova su eBay a 400 euro. Esatto. La pompa, vedete sul manubrio, è costata 40 euro, quella del PX, e per fare questo ho dovuto modificare il manubrio, ho dovuto tagliarlo e saldarlo. Saldare l'alluminio, ho dovuto portarlo da un saldatore, mi ha chiesto 25 euro. Più, vabbè, i 10 che ho dovuto prendere il paletto per allungare per il gas rapido. L'ho messo rientrante nella ciclistica. Ok, diciamo. sì, fatto bene. Poi abbiamo le gomme e le camere d'aria per un totale di 77 euro. Ammortizzatori è tutto sui Pinasco. Quindi, sì, non sono il top di gamma, però insomma, li stiamo provando e devo dire io, vanno bene. Io mi sono trovato bene. Vanno bene. Ma anche col kit del freno a disco.
Sì. Cioè, sotto nei commenti sembrava di aver montato chissà cosa. No, no, invece lavora veramente bene. Mi sto io bene. Mi sto trovando da Dio. Cioè, provo la sua. Sì. Cioè, la tua. È una bara. No, non frena. Questa qui da. Saltella cioè, la mia, ma posso in pista. Tutta un'altra cosa. Tutta un'altra sì, cosa. Sì. Cioè, non è una roba per andarci in pista, capite? Però è. Farci il giro che sui monchi è perfetto. Salto di qualità incredibile, incredibile. Esatto. Quindi tanta roba. I condensatori sono costati 200 euro. Ok, sì. E ho dimenticato il tubo, quello in traccia della Primaz. Ok. Sui 70 euro è costato. Sì, 60 euro più, 70, euro in meno sì, con la spedizione. Con la spedizione 70. Dopodiché abbiamo messo l'antiaffondo, 30 euro. E la staffa di arretramento dell'ammortizzatore posteriore, 25 euro. Che è stata una delle ultime robe che abbiamo. Esatto. Freno posteriore, ganasce della Malossi, esatto. Classiche, 19,50 euro. Poi sono stati cambiati i cuscinetti, questi qua della Forcella, e quelle ghiere di Starzo. Per la bellezza di 8 euro qua e 27,50 degli altri, ne ho preso delle rinforzate. Totale della ciclistica 932, quasi 1000 euro solo per la ciclistica investito sulla sicurezza, se vogliamo chiamarla così. Siamo a 2132 euro, telaio e ciclistica. Basta. Quindi avevamo una Vespa, diciamo, arrivati a questo punto, però mancava... Tutti quanti gli accessori. Certo, lo specchietto, mancava il fanale, mancavano tutti i fili, quindi le manopole... Strisce tutto, c'era un telaio sicuro, però era solo un telaio. Esatto. Abbiamo tutta quanta la parte dell'accessoristica, diciamo, quindi sì. Quello che abbiamo appena elencato. Allora, dico i principali perché ad esempio, vabbè, i gommini vari, faccio delle somme finali, no? Sella, in molti hanno chiesto sui commenti. Sì, ho visto. Comprata su eBay, bisogna cercare Sella Sport Vespa, no? È stata 70 euro, sono prese due, mi hanno fatto sconto 70 euro, sono costato qualche euro in più. Per quelli che mi chiedono è comoda o no, come hanno chiesto anche in questi giorni, no, non è comoda. Sembra comoda. Vi elenco le cose principali. Abbiamo messo il rubinetto maggiorato, quello della BGM, se non sbaglio, sì. 23 euro. I frani sono cambiati entrambi, 23,50 euro su eBay, prendendoli doppi, sia per la mia che per la sua. Il bordo scudo abbiamo messo in plastica, nero, costato 10 euro. Specchietto, ne abbiamo comprati due. Quello classico da Vespa inizialmente, e poi abbiamo messo quello pieghevole alla fine. Quindi sono costati 10 e 16 euro, da un totale di 25-26 euro. Le strisce della pedana sono nuove, 18 euro. Il clacson, per lavarcelo 12 volte continua, abbiamo dovuto montare quello del pick up, se non erro. Sì, mi sembra ed è costato 25 euro, è stata una bella spesetta, tra virgolette, sì, per essere un clacson, però vabbè. Sì. Le leve, abbiamo dovuto montare quella della SIP di là per avere una maggior corsa sulla frizione. Perché non staccava. Abbiamo speso 15 euro. Vabbè, le manopole, qua avevamo comprato all'inizio con le originali della Vespa, poi abbiamo avuto queste qua. Un piccolissimo problema. Per via del rapido, e quindi abbiamo speso sui 16 euro. Vabbè, ho messo 10 euro di olio freni. Sì, per quindi tutto. Anche l'olio è messo dentro. Sì. 21 euro appunto è costato il gas rapido. Kit, fili e guaine varie, 23 euro totali. Vuoi il totale di queste cose qua? Sì. Vuoi provare a spararlo? Sì. Vuoi provare a spararlo? 300. 441. Però arrivati a questo punto avevamo tutto quanto al di fuori del blocco. Siamo a 2573 euro. Cioè con questi soldi noi avevamo una Vespa, mancava un motore. Qua è sigillato il totale finale. Io può contare, cioè il foglio, questo foglio qui è solo del motore praticamente. Ma qui c'è da divertirsi, c'è la cosa che credo state aspettando tutti. Motore che è un 144 Parma Kit V-Force, carter 110 euro. 210 euro di lavorazioni, quindi preparatore, perché i carter li abbiamo spediti a un preparatore. Spessore cambio 7 euro. 2,70 la marmitta, che è una Parma Kit Snake, più 20 euro per sistemarla. L'abbiamo rimessa a nuovo perché era veramente orribile. Comprata usata. 140 euro di carburatore, 34 VHSB, usato anche quello. Cilindro 520 euro. Stiamo parlando del Parma Kit V-Force. 144 Red Devil. L'albero, che è il Parma Kit competizione, quello dedicato comunque, sì, quello dedicato al V-Force. 495, cioè solo l'albero. E il gruppo termico siamo sui 1000 euro. Accensione SIP, 320 euro. Campana 2769 Krimaz, 155 euro. Poi abbiamo la frizione, che è la Fabri FB24 Evo, 190 euro, che è quella che tiene fino a 30 cavalli. Carterino Krimaz, 150 euro. La crociera, sempre della Krimaz, 130 euro. Poi la pipetta, 7 euro. Triste storia, che è da qualche parte e non va bene. Gommini battuta avviamento, 2 euro. Una persona seria, mette dentro anche i 2 euro. Cioè, su quei 1000 euro lì, quei 2 euro ci sono comunque dentro. Qui c'è tutto, ragazzi. Qua avete un prezzo reale. Per preventivi e blocco, info IDM. Chiave
pelle, sempre della Crimaz, 18 euro. Dado volano Parma Kit, 9 euro. Dadi più rondelle frizione Crimaz, 12 euro. 9 euro di cuffia, 18 euro candele, una pensavamo non bastasse. Finora mai bruciata. Finora mai bruciata, è andata bene. Comunque 18 euro di candele, 3 euro staffa per la marmitta, 12,50 euro, eccoli qua, kit aria del carburatore che mancava, 10 euro lo spessore del carterino, perché, spiega? Che praticamente è uno spessore alluminio da 1 mm, 1,5 mm, se non mi ricordo quello che abbiamo preso, che serve per far staccare di più il carterino, sicché la levetta del carterino viene un pelo più avanti e si riesce a agganciare meglio il filo, senza il rischio che salti giù. Perché prima era tanto... Sì, era tanto a rischio. Sì. 27,50 euro di guarnizioni, 10 euro di paroli, 10 euro basetta, che è quella per il cilindro. Per il cilindro, esatto. E 10 euro getto più spillo. E 50 euro per i cuscinetti. Non li hai scritti? No. Dobbiamo aggiungere 50 euro di cuscinetti, per un totale di, quindi, 3.063 euro. Quindi di motore ci sono 3.063 euro. Componenti prese tutte quante da 10 pollici. No, non tutto, ma buona parte. Più dei tre quarti dei componenti. Sì, abbiamo preso su 10 pollici. Sei pronto? Tu hai detto 5 e 5, giusto? Sì. Porca puttana. Siamo più verso i 6 che i 5. Con un totale di 5.636 euro. Vespa fatta e finita, da zero praticamente. Mancano le spese legali di libretto, esatto, assicurazione. Libretto, revisione, assicurazione. Però quelli a cifra. Se lo mettere dentro quelle siamo sui 6.000, to? Sui 6.000. Bene, raga. Bello fare video in Vespa. Sì, sì. Dopo questo colpo al cuore direi che si può benissimo concludere il video. Io ringrazio Matteo per aver tenuto i conti, cosa che io non ho avuto il coraggio di fare. Adesso tutti quanti a scrivere 10 pollici, ringraziare come sponsor del video e dire di mandare un altro blocco da fare. Sì, no, così, non è male. Vedi, c'è la mia Vespa lì, lo accetta volentieri. Beh, no, non è male, scrivetegli, raga, ci sono due tipi lì che si accavano a fare video. Cioè, io se devo fare un blocco per far test. Sì, cioè, volentieri, lo provo. Ho anche il loro adesivo lì. Spero che il video vi sia piaciuto, vediamo chi ci è arrivato più vicino nei commenti. Vi leggo tutti come sempre. Tanto erano tutti quanti spoilerato prima, l'hanno skippato. Sì, è vero, di sicuro. Sicuro, raga, bruttissime persone che skippa il video. Tornate indietro, riguardatelo tutto. Prossimamente, però, i fatti, una bella bancatina e si vedrà cosa abbiamo tirato fuori da questa. Potresti fare il contabile. Carrozziere, ti avrò iniziato la Vespa. Troppi lavori puoi fare. Vuoi più vederla? Via. Ok. No!